semplicissima la domanda, affronti il mondo del professionismo per la prima volta con i tuoi gambi, l'abbiamo visto con la Cremonese Primavera, contro la Cremonese Primavera, adesso sei qui, dall'altro primo momento da professionista, come ti senti e come ti sei trovato? Ma allora, diciamo che per me è comunque un onore essere qua e affrontare già degli allenamenti con i grandi sicuramente mi farà migliorare tantissimo e sono molto motivato, cerco comunque di fare il possibile per cercare di trovare spazio e trovarmi pronto quando poi ci sarà bisogno di me. Ciao, benvenuto. Grazie. Ci devo... Il direttore ha parlato di te come un esterno, ma c'è un esterno alto, un terzino, cioè quali sono le tue caratteristiche? Allora, io sono un terzino destro, però comunque sulla fascia posso fare sia alto che basso, quinto, mi adatto diciamo a quello che c'è bisogno. Grazie. Benvenuto. Grazie. Io volevo chiederti un pochino come è passato questo mese, perché insomma tu eri già stato aggregato alla prima squadra del Chievo, sì. Poi è successo quello che è successo e come si è svolta un po' la trattativa con la Crema e cosa ti ha convinto a venire qui? Ma allora, diciamo che è stato un po' un'altalena di emozioni, però subito quando, parlando anche magari col mio agente, c'è stata la proposta della Cremonese, vedendo comunque il progetto, il lavoro che svolge con i giovani, sono stato subito convinto di venire qua e quindi diciamo che non è stata una decisione troppo complicata. La settimana scorsa abbiamo fatto, la provincia ha fatto un'intervista a papà, il papà quanto è stato importante per la tua crescita? Lui dice che ti stava vicino, che verrà anche a vedere le partite, però lui dice la strada l'ha scelta lui, se la fa lui, quindi certo. Il rapporto con papà che è stato un campione. Chiaro, sì, sì. No, beh, allora lui mi è sempre stato un po' dietro, mi dà tanti consigli, magari... E anche il vino ti dà? No, quello no, quello no, quello lo beve lui. No, beh, comunque sì, diciamo che mi aiuta tanto, però lascia tanto a me, cioè nel senso alla fine la mia carriera sono io che prendo le mie decisioni e decido quello che fare, lui chiaramente mi dà dei consigli, però poi... Dove faccio io con la mia testa, nel senso. Da un portiere può dare consigli al difensore. Ma diciamo che non è che per forza bisogna dare consigli anche per quanto riguarda il campo, anche magari spogliatoio, aggregazione col gruppo, queste cose qua sono tutte comunque circostanze che fanno poi anche magari la differenza in campo, anche se il ruolo è diverso. Tino, lo diceva Matteo, sì. Anche centrale se occorre. Ma diciamo che io faccio quello che... Diciamo io. No, più sulla fascia, ecco. Tu che parliamo di esterni, tu sei un esterno più offensivo e mi ho trovato anche una bella esperienza a Novara. Ecco, ti si apre un mondo qua per amore, immagino. Sì, è una grandissima possibilità questa per me. Volevo ringraziare il direttore e la società per avermi dato questa grandissima opportunità. E farò di tutto per dare il mio meglio. Sì, io ti volevo chiedere com'è stato il primo impatto con il gruppo e con l'allenatore, come ti stai trovando? Mi sto trovando, sono qui da pochissimi giorni e mi sto trovando praticamente già a casa, sto davvero molto bene, con i compagni mi trovo benissimo, poi ho anche la fortuna di allenarmi con grandissimi giocatori e ho la fortuna di migliorare giorno dopo giorno. Grazie. Lorenzo. Ciao Marco, benvenuto. Io grazie. Chiederti, insomma, un po' un resoconto della tua esperienza a Novara, la tua prima tra i grandi, e quanto hanno influito Riccardo e Filippo nella tua scelta di venire a Cremona, visto che già li conoscevi. No, hanno influito molto, infatti prima di venire qua ho chiesto un po' a loro com'era l'ambiente, come si stava e mi hanno parlato subito benissimo, sia della città che si stava molto bene e sia dei compagni che era un ottimo gruppo. Quindi non ho esitato e ho scelto subito la Cremonese. Ecco, per un giocatore facciamo un passo indietro, è una società che fallisce dove hai giocato un anno, ecco, che sensazione ti dà lei? È stata comunque una bruttissima sensazione perché
comunque ho passato, ho trascorso 5 anni a Novara, il Novara mi ha cresciuto e mi dispiace davvero molto che sia andata così. Esterno, offensivo, qui ce ne sono una barca, come si dice, tantissimi, no? Sì. Quindi devi imparare un po' da uno, un po' dall'altro. Sì. Da Baezza, Buonaiuto, sì, 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 sono... Sì, è sì. Anche una bella sfida. Sì, 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 normale. C'è competizione, loro sono grandissimi giocatori di esperienza e cercherò di imparare tanto da loro e spero di fare più partite possibili per aiutare questa squadra. Ecco Marco, ma rispetto a giocatori come Buonaiuto e Baez, che sono molto tecnici, fanno del dribbling e del gesto tecnico proprio una delle loro doti e forse la più spettacolare, tutti differenti da loro perché c'è più corsa, più spinta, più concretezza, penso tipo Luca Zanimacchia, o ti avvicini a loro tecnicamente? Penso che mi avvicino più a loro perché amo tanto il dribbling e amo tanto saltare l'uomo, andare l'uno contro uno. Ecco la C, no, la B, quindi la differenza la troverai sicuramente, no, quel... sì, quando andrai in campo. No, quello sicuramente la sto trovando già negli allenamenti, che il ritmo è molto più alto, però sono qui anche per migliorarmi e dare il massimo. Sì. 3 anni, che quindi sei quello che devi trovarci sempre pronto, meno male, che prima o poi finiranno, no? Sì, sì, sì. Potrei cambiare, riprendermi. No, ho la grande fortuna di avere un mister così, mi dà consigli, mi aiuta molto anche durante l'allenamento, quindi per me è una grande possibilità questa. Beh, la prima è se immaginavi di poter fare un salto così rapido. Guardando quella che è stata la tua carriera, il tuo percorso, hai fatto un sì. Salto doppio, direi, no? Non immaginavo così, cioè la Serie D a Serie B c'è tanta differenza e sono molto contento di essere qua. Devo lavorare duro, lavorare bene, devo crescere tanto, ma sono molto contento di essere qua. Avrai tanta concorrenza e hai trovato anche un gruppo portieri sì. Nutrito. Come è stato l'impatto e insomma che cosa pensi dei tuoi colleghi? No, qui ci sono portieri di altissimo livello come Marco, Alfo e Jack, sono portieri di, cioè, posso dire top, e da loro posso imparare tanto e sono molto contento che posso lavorare con loro. Chiederti qual è il portiere a cui ti ispiri? Che tipo di portiere sei tu? Mi ispiro da Ter Stegen, di Barcellona. Mi piace come gioca lui, come fa lui. Anche Oblak e Alisson. Questi sono i 3 portieri per me più forti del mondo. Cerco di giocare come loro. Cremona ha avuto qualche intervento, c'è stato negli anni. Però, diciamo, il più importante come giocatore polacco, quello che adesso è una leggenda che è Polonia, è il difensore Smuda, che ha fatto 4 mondiali o 5 mondiali consecutivi, insomma. Quindi il calcio polacco e il calcio italiano, anche a livello di portiere, che differenza c'è? Non ce n'è? Sì, ci sono, perché qua ci si fa tipo sempre uscita in attacco e in Polonia sì. Si fa tipo la croce, ti apri e aspetti il tiro. Ah, quindi... E qui c'è tanta differenza, sì. Differenza. Sì, sì, sì. Le differenze tecniche, di impostazione tecnica, si riferiva... Questo si fa in Germania, in Inghilterra. Ti apri e fa così. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, un conto è andare sulla palla, un conto è occupare più volume possibile. Cioè, queste sono un po' quello che si riferiva a lui. Mi trovo bene così. Anche in uscita, tra i pazzi, dov'è il punto debole o il punto? Mio debole? Sicuramente devo lavorare sulle uscite alte. Perché, sì, questo. Sì. Però sei giovane, ma... Sì, devo migliorare tanto, ma è per questo che sono qua. Hai il fianco titolare che non è molto più vecchio di te. Sì, ma lui ha già esperienza, è portiere fortissimo.